Sta zitto. Il dottor Azzini tornerà alle 22. Se è una cosa urgente, lasci il suo messaggio. Per 20 secondi funzionerà il registratore automatico. Parli ora. Clinica chiamata d'emergenza. Sono le 21:55. Il paziente della stanza 34 si è aggravato. È in condizioni critiche. Urge la sua presenza. Facendo? La sto pulendo. Non vuoi allenarti oggi? Non andremo alla villa. Perché? Ha telefonato Miguel. Paola vuole giocare al golf. Sono fidanzati. È logico. Vorranno stare soli, dovranno parlare dei fatti loro. Non è questo. Miguel ha deciso di partire per Milano stasera. E Paola vuole evitare che lo vediamo prima che parta. E noi che faremo? Andremo al golf. Siete amici fin dal tempo dell'università. Tu devi convincerlo. Elena, io non posso intervenire nel suo futuro, tanto più che nell'altra clinica gli offrono il 25% delle azioni. Miguel non ci avrebbe mai lasciato per questioni di interesse. Ma un'altra persona fa di tutto per allontanarlo da noi. Mi dispiace, ma non posso far niente.
E poi a che titolo dovrei farlo? Sei mio marito. Sì, però un marito sposato con la clausola della separazione dei beni. Come un principe consorte, senza voce in capitolo. E tu questo lo sai meglio di me. Se ti senti senza autorità, ci penserò io. E ti assicuro che Paola non la vincerà facilmente. Ma che è successo? È un quarto d'ora che sono giù ad aspettarti. Mi ero addormentata. Farò presto. Mi perdoni? No, se non ti sbrighi. Ci aspettano Elena e Roberto. Oh, Miguel, no. Paola, devo agire a contatto. Promettimi che non ti lascerai convincere. Lo prometto. Andiamo su, fa presto, muoviti. Serviti da bere. Senti, sono molto preoccupato. Stanotte qualcuno è entrato in casa mia. Ti hanno rubato qualcosa? Hanno preso la lettera d'offerta della clinica di Milano e la mia risposta che solo tu conoscevi. La cosa mi lascia molto perplesso. Chiamiamo le cose con il loro nome. Nel tuo caso è ingratitudine. Andandomene non vi creo nessun problema. Non cercare di minimizzare. Tu hai acquistato una notorietà che dà prestigio professionale e sociale alla clinica. Siamo onesti. A volte non si tratta di chi opera, ma di chi si opera. Due interventi riusciti a pazienti famosi e sei arrivato, diventi di moda. Se Roberto avesse avuto la stessa fortuna... Non stiamo parlando della fortuna di Roberto. Cerca di essere ragionevole. La grande occasione si presenta una volta soltanto. Mio padre, lui ti ha offerto l'occasione quando hai cominciato. E dopo di lui, io. E non lo dimentico. Vi sono riconoscente, ma si tratta del mio futuro, sto per sposarmi. Eccoci. Finalmente siamo alla radice del problema. Paola! Sei proprio sicura che sia l'uomo per te? Miguel ha tutto ciò che può desiderare la donna più esigente. La tua non è una risposta chiara. Neanche la domanda lo è. Roberto, se dobbiamo separarci, facciamolo senza problemi. Quello che ti interessa sapere è se sono veramente innamorata di lui. Oh. Sarò franca con te. Una volta sono stata innamorata e mi sono abbandonata completamente senza pensare alle conseguenze. E il risultato è stato che ho sofferto immensamente e ho fatto soffrire altre persone. Non voglio che questo succeda ancora. Ma era una circostanza particolare. Tutto questo non accade con Miguel. Ho per lui un grande affetto. E se non fossi convinta che finirò con l'amarlo, non lo sposerei. Non posso essere più sincera di così. Lui lo sa? Sì. E la cosa non gli crea alcun complesso. Ha molta fiducia in se stesso. E mi vuole bene. Dottor Carli! Sua moglie è svenuta! Scusami. Ho appena saputo della signora. Come sta ora? Sembra meglio. L'annuncio subito, signor Lewis. Ti senti meglio? Sì, sì, grazie. Mi dispiace avervi guastato la giornata al golf. È arrivato il signor Lewis. Veniamo subito. Bene, mi fa piacere che sia venuto. Digli che ho preso una decisione molto importante. Ho pensato... Sì, ho pensato di offrirti il 28% delle azioni della nostra clinica. Allora? Elena, in un certo senso ho dato la mia parola. La tua parola? Santo cielo, vorrei che tu avessi la stessa delicatezza anche con me. Devi riposare, c'è tempo per parlarne. Voglio una risposta. Ci penserò. A Milano mi aspettano. Devo partire. Ti dispiace lasciarci soli? Promettimi che non firmerai niente finché non ne avremo parlato insieme. È il minimo che puoi fare. A che ora torni domani? Sarò in casa dalle 6 alle 7 di sera. Benissimo, ti chiamerò alle 6:30. D'accordo. Però c'è qualcosa di più importante di tutto questo e che riguarda la tua salute. Roberto ti ha già prospettato la gravità della tua malattia. Stenosi subaortica che va aggravandosi col tempo. Un dolore può uccidermi. Non dovresti scherzarci. Sul serio, Elena. Devi operarti. Va bene. Vuol dire che quando sarai nostro socio, tu e Roberto mi opererete.
E se mi succede qualcosa, Roberto erediterà la mia parte e potrete continuare ad essere soci. Adesso dormi, cara, devi riposare. È isterica e ci fa star male a tutti. Ah, vedo dalla tua faccia che ti hanno informato. Sì, me l'ha detto Paola. No, lascia Maria, ci penso io. Miguel, non ho niente contro di te, ma la proposta di Elena non è affatto giusta. Ho dei diritti acquisiti e per di più ampi poteri. E non vorrei che... Shh, per favore, parliamo piano. C'è una clausola nel contratto. Lo so, lo so. Però chi può contraddirla nello stato in cui si trova? Sì, ma guarirà. Miguel, accetta la proposta di quella gente e pace. Non danneggerai nessuno. Le ho dato la parola di non prendere decisioni prima di averne parlato con lei. Non anticipiamo gli avvenimenti. Da qui a domani io cercherò di convincerla. Ti chiamerò alle 6:15 e così ti dirò come stanno le cose. Sarai preparato almeno. Lei ti chiamerà alle 6:30. E tu lo chiamerai dopo. D'accordo. Però spero che non ti comprometterai prima della telefonata. Io chiamerò per ultima. Anch'io sono una pedina importante. Non vi pare? Il volo numero 165 proveniente da Milano è arrivato con un'ora di ritardo. Di niente. Parla la dottoressa Lombardo. Il professor Carli è appena arrivato. Grazie. Mi dica. È arrivato il professor Carli. Preparate la sala operatoria. Subito. Grazie. Ciao, questo è il cuore che ti aspetta in sala operatoria. Ah, che novità ci sono da ieri? Sono preoccupata, non ho avuto notizie da Miguel. Come, non ti ha chiamato? No, ed è strano. Beh, non preoccuparti, avrà avuto qualche contrattempo e all'ultimo momento ha rimandato la partenza. È possibile. Perché queste carte nella tua tasca? Carte? Sono sparite dal tavolo di Miguel sabato notte. Da qui o dal suo appartamento? Dallo studio di casa. Ma ti sei sicura che siano cadute dalla mia tasca? Perché io... Certo. Ma questo è un mistero che non riesco a capire. Avanti. Dottoressa, il direttore vorrebbe parlare da solo con il dottor Carli.
hanno assassinato Miguel. Freddato con 3 colpi di pistola. Ma chi è stato? Non si sa. Paola, non penserai che... Ti giuro che neanche io capisco. Ti farò dare il cambio. No. No. Paola, tu devi credermi. Avanti. Il commissario Nardi della polizia criminale, la dottoressa Paola Lombardi, fidanzata del dottor Azzini, il professor Carli. Hanno dei sospetti? No. No. Potrei parlarle da solo? Sì. Mi scusi, commissario, ma ne ho bisogno in sala operatoria. Sono 9:00. Le prometto che tra 5 minuti avrò terminato. Voleva dirmi qualcosa? No. Sì, voleva. Però ci ho ripensato. Ho dei dubbi. Non è molto opportuno insistere. Dottoressa Lombardo, secondo l'agenda del dottor Azzini, egli aspettava una sua telefonata verso 7:00 di sera. Lo ha chiamato? L'ho fatto più tardi. Perché più tardi? No, non si inquieti. Sono domande di prammatica. Sarebbe stato inutile. L'aereo era in ritardo. Ha chiamato l'aeroporto dal suo appartamento? No. Una persona sicura di se stessa avrebbe risposto: ho chiamato dalla clinica o da... Un telefono pubblico. Già, una chiamata che nessuna polizia potrà mai controllare. Mi scusi se le contagio il mio nervosismo. Guardi, 5 giorni senza fumare, proibito definitivamente. Quando incontrerò un dottore che dica fumi, fumi quanto vuole. La nicotina fa bene ai polmoni e rinforza il cuore e le arterie. Ti assicuro che quando vedo un camice bianco esco dai gangheri. E per di più mi capita questo caso. Oltre alla fotografia lo appassionava il cinema. C'è anche un proiettore e lo schermo. Preparo una proiezione. Subito. Tu fai presto con quello, ho bisogno del nastro magnetico. Bene, commissario. La morte è avvenuta... Esattamente alle 7:10. Il suo orologio da polso si è rotto quando è caduto in terra. Tu sai chi è stato, se potessi parlare. Felix! Sì, capo. Interrogalo. Eh? Allora?
I proiettili sono di una Remington calibro 9. Come questa. Tre colpi a bruciapelo. Perché? Questo rivela un intenso stato emotivo di insicurezza e mancanza di pratica. Non è il classico triangolo, è un quadrilatero. Guardi che fianchi, che curve, capo? Signora? C'è un tale che vuole vederla, dice di essere della polizia. Fallo entrare. Non ha fatto complimenti, è entrato. Buongiorno. Buongiorno, signora Carli. Sono il commissario Nardi del Dipartimento di Polizia Criminale. La prego. No, grazie. Vedrò di essere breve. Lei sa se suo marito possiede una pistola Remington? Sì. Le dispiacerebbe mostrarmela? Perché tutte queste domande? Un dottore della sua clinica è stato assassinato. Sono stato incaricato delle indagini. Chi? Il dottor Azzini. Ma che c'entra mio marito in tutto questo? Ancora non lo so, signor. Roberto! Roberto! Calmati. Maria è la medicina della signora. Scusami, Elena. Non sapevo come dirtelo. È terribile, terribile. Per questo non ti ho telefonato. Mia moglie soffre di cuore. Le cattive notizie sono pericolose. Mi dispiace, non lo sapevo. Sono indispensabili le sue domande. Per la polizia, sì. Allora mi dica. So che lei ha una pistola Remington. Potrei vederla? Si accomodi. Stavo pulendo domenica, ricordi? Io non l'ho presa. Hanno avuto delle visite? Ma sì, proprio domenica ci siamo riuniti qui con l'amministratore della clinica, la dottoressa Lombardo e il dottor Azzini. Mi hanno chiamata? Per caso, hai visto una pistola che era nella scrivania? No, io non l'ho vista, signore.
Non importa, va pure. In questa riunione di cui mi parlava, ci fu qualche disaccordo con l'amministratore? No. Sì, cioè, ci furono delle questioni, ma poi sono state risolte. È vero che il dottor Azzini era in procinto di lasciarvi per andare in un'altra clinica? Sì, ma non sarebbe andato. Mia moglie era disposta a cedergli delle azioni in misura superiore all'altra offerta. Suppongo che lei fosse d'accordo. Sì, ma legalmente non toccava a me decidere. Non capisco. Chiederò all'amministratore che le mostri una copia dell'atto costitutivo della società. Bene. Dottor Carli, lei per caso ha chiamato il dottor Azzini tra le 6 e le 7, se lo ricorda? No, ho avuto 2 interventi. Ho cominciato alle 5 e ho finito alle 9. Beve qualcosa? Niente, grazie, non bevo. E nemmeno fumo. Signora Carli, lei l'ha chiamato? Sì, l'ho chiamato alle 6:30. Non era a casa e gli ho lasciato un messaggio. Le dispiacerebbe rispondere a un'ultima domanda? No, non si allarmi. È una semplice routine. Cosa ha fatto lei tra le 6 e le 8 del pomeriggio di sabato? Ero al cinema. Il film mi annoiava e sono uscita. Ha telefonato dal cinema? Da un telefono pubblico. Ho capito. Commissario, credo che il fatto che mia moglie fosse disposta a un accordo col dottor Azzini la ponga al di sopra di ogni sospetto. È vero. Mi scusino e non si preoccupino per la scomparsa della pistola. Qualcuno, chissà chi, può averne comprata una della stessa marca e calibro. Mi dispiace molto avere disturbato, signora. Che strano tutto questo. Anche per me. Pronto? 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 Ma chi è? Pronto? Hanno passato. Ho paura. Roberto, Paola, Paola, Elena, Ele... Cretino. Questo pappagallo non parla, ma stufato. Il dottor Azzini è a Milano, tornerà alle ore 18. Se è una chiamata urgente, lasci il suo messaggio. Per 20 secondi funzionerà il registratore automatico. Parli ora. Parla lui. Verrò a trovarti di persona. Se parli con Elena, non devi dire niente. Ricordati la promessa. È stata l'unica chiamata a quest'ora. Gli altri 3 sapevano che l'aereo era in ritardo. Ma lei ha la prova che l'amministratore è stato qui. Sì, però la signora Carli ha detto che ha chiamato alle 6:30. E qui non risulta. Ah. Beh, avrà chiamato dopo, no? Verso le 7 arrivò il dottor Azzini e chiuse il registratore. Adesso prendimi il nastrino. Voglio vedere se hanno cancellato qualcosa. E che ne faccio del pappagallo? Se non parla, lo fai arrosto e te lo mangi. Ma come arrosto? Se fosse un polletto, magari. Non il pappagallo. No. Ieri volevo parlare con te, però ha risposto Elena al telefono e ho riattaccato. Adesso non so nemmeno perché ti ho chiamato. Volevo dirti che nonostante quelle carte non sospetto di te. Grazie. Thank you.
Buongiorno, signor Lewis. Buongiorno. Di là c'è il commissario Nardi. Il commissario? Sì. Lo aspetto nella sala riunione. Va bene. Non sono riuscita a dormire questa notte. Dimmi, quelle carte le hai tirate fuori dalla tasca della giacca per metterle nel camice? No, ma se proprio tu hai detto che sono cadute dalla tasca del camice. Già. Questo vuol dire che qualcuno le ha messe nella tua tasca. Sì, però chi è stato? Non lo so. La pistola l'hai più trovata? Sparita. È sparita da casa tua, però. Sì. Avrai dei sospetti su qualcuno? Elena. No, non lo so. Roberto, guarda in faccia la realtà. Quello che Elena provava per Miguel era più che una semplice amicizia. Vuoi insinuare che i suoi rapporti con lui non fossero solo di amicizia? Non posso affermarlo, però lei sapeva quello che c'era tra noi. Tu non l'hai mai saputo nascondere. Già. E questo è servito a farmi rinunciare a te. Ah, dimentichiamo il passato. Quello che voglio farti comprendere è che magari per gelosia o forse per vendetta... Paola! Elena non ha potuto fare quello che stai fantasticando. Pronto? Dottor Carli. Puoi venire in sala riunioni? Vengo. Se vedi la dottoressa Lombardo, di' anche a lei di venire. Va bene. Non dovrà cercare molto lontano. È con lui. Secondo questo statuto, lei ha il 20% delle azioni ed ampi poteri come amministratore. Ammette che la sera del crimine andò a trovare il dottor Azzini, che nessuno venne ad aprire e che in seguito tornò alla clinica. Esatto. Il dottor Carli effettuò due operazioni. Terminò la prima alle 18.55 e iniziò la seconda mezz'ora dopo, secondo quanto risulta da questo registro. È così. Le succede come a me. Quando divento nervoso mi si vede dalle mani. Si è mai assentato il dottor Carli durante le operazioni? No, eccettuata la mezz'ora di riposo tra i due interventi. Mezz'ora, eh? È uscito dalla clinica? Non credo. Di solito si riposa nel suo studio. La dottoressa Lombardo era presente agli interventi? No, era di riposo. Va bene. Le piace come donna? Qui ci consideriamo sotto un aspetto professionale. Però lei aveva intenzione di sposarla. Chi gliel'ha detto? Nessuno. Sono supposizioni mie. È molto bella ed è naturale che susciti questi sentimenti. A me succederebbe lo stesso se la vedessi con maggior frequenza. Sedetevi. Il commissario Nardi desidera farvi delle domande. Abbiamo trovato questa polizza di assicurazione sulla vita del dottor Azzini. 100 milioni di lire. Beneficiaria la dottoressa Paola Lombardo. Io non ne sapevo niente. Forse era una sorpresa come regalo di nozze. Di solito si assicurava quando viaggiava in aereo, però io ero all'oscuro della polizza. Non ha importanza, dottoressa. Che cosa ha fatto la sera del delitto tra le 6:30 e le 7:30? Ho fatto delle compere. Incontrò qualche conoscente? No. Nemmeno quando entrò in casa del dottor Azzini? Cosa glielo fa supporre? La logica. Era la sua fidanzata, che c'è di male? Esatto, ma non sono stata nel suo appartamento. Non mi piacciono i suoi modi, signor commissario. Neanche a me, commissario. E a me non piacciono i vostri. Visto che proibite a tutti di fumare, almeno date il buon esempio. All'appartamento del dottor Azzini, a tutta velocità! Ferma questi affari! Sì, capo.
Dio svelto! Pulisco in fretta il vetro a tutti gli amici. È passato. Quanta grazia di Dio. Senti, Sofia. Mm? Questo treno passa sempre alle 6:30? Sì, perché esce dalla stazione. Oh. Grazie. Va avanti. A che stai pensando? E a quelle cose che... Muoviti, fa presto. Sì, certo. Sai guidare. Verde! Andrai a fio di puttana! Tua madre è tutta la razzaccia tua! L'assassino. Sei d'accordo? Sempre d'accordo, sono capo. Disponeva solo dei 30. Andiamocene. Non è una buona pubblicità per la clinica. Finirà con lo screditarci. Sì, lo so. Però sostituendo Miguel con il dottor De Simoni, che è considerato il miglior cardiologo d'Europa, almeno riusciremo a renderle tutto il suo prestigio professionale, ti pare? Quando inizierà con noi? La prossima settimana, quando torna dagli Stati Uniti. Lo hai detto a Roberto? Sì. E probabilmente è dispiaciuto più a me che a lui. Sei ancora in tempo per non farne niente. Personalmente io lo credo capace di assumere l'incarico. Non si ubriaca più e le sue mani ora non tremano. Per fortuna questo è un capitolo chiuso. Però il motivo che lo spingeva a bere, quello esiste ancora. Non entriamo in questioni personali. Non posso evitarlo, Luis. Finché non si chiariranno le cose, non potrò mai dare a Roberto la mia piena fiducia. La pensi veramente così? Il dottor De Simoni porterà la sua assistente. E quindi Paola non sarà più necessaria nella clinica. Vediamo cosa succederà. Vuoi dire che anche il dottor De Simoni farà parte di questa specie di prova? È una prova definitiva per Roberto e per me. E una volta per tutte dobbiamo affrontarla. Il nastro ha registrato un'altra chiamata, ma è stata cancellata. Sarà la telefonata di cui parla la signora Carli. Probabilmente c'era qualcosa di compromettente. E chi può averla cancellata? L'assassino. Pronto? Sono io, Roberto. Da dove stai chiamando? Dal nostro ristorante. Devo vederti. Scusami, non è possibile, ho un altro impegno.
Te lo spiegherò domani. Paola. 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 Che c'è di tanto importante? Il commissario è al corrente che una volta ti ho chiesto di sposarmi. Non l'ha certo saputo da me. E ora che sei libera, cosa risponderesti? Seguili. Come puoi parlare di questo? Vedo che sei ancora innamorata. Stavo per sposarmi con lui. Non mi riferisco a Miguel. Quel poveretto è stato eliminato. Cosa stai insinuando? Che non sono così ingenuo. Non è difficile capire che sei ancora innamorata di Roberto. Continua. Paola, in questa storia ci sono cose molto strane, come per esempio la polizza di assicurazione. E la vita di Elena che pende da un filo. Uno shock. E Roberto erediterà tutte le sue azioni. Ma io ho ampi poteri e se sarò costretto li userò. Credevo che fossi un buon amico di Roberto. La situazione è compromessa e ho paura che peggiorerà. Per favore, portami a casa. Già ritornano. E come mai una passeggiata così corta? L'uomo voleva uccidermi, ma non faceva niente, mi guardava soltanto. E io sentivo che mi mancava l'aria, non potevo respirare. Gli avvenimenti di questi giorni ci fanno stare agitati. Bevi. Questo ti calmerà. E vedrai che domani non ci penserai più. Perché non parti per un po'? Vuoi allontanarmi da te? Ma no. Pensavo che potrebbe distrarti. Roberto, a volte alcune mie decisioni ti hanno dato fastidio, ma cerca di capirmi. La clinica è come un'eredità morale che mio padre mi ha lasciato. Lo so. Ma ora cerca di dormire. È stata una cosa laboriosa, ma non abbiamo trovato alcuna traccia di impronte digitali. Si osservano solo tracce di silicato di magnesio. Questo è il nome del chimico. C409, che cavolo vuol dire tutto questo? È la formula del talco. E allora scrivici polvere di talco. Ho l'impressione che complichiate le cose solo per giustificare la vostra paga. Bastava dire che il criminale usò guanti di gomma e quindi brillantemente dedurne che erano guanti da chirurgo. È impossibile, capo. Il pappagallo non parla. E che vuole che faccia? Ho anche provato a suonargliela, niente. Non dovevi farlo, è contro il regolamento. Anche il bilancio di questo primo trimestre si può considerare del tutto soddisfacente. Grazie alla tua ottima amministrazione.
Ti senti molto legato alla clinica, non è vero? È proprio così. Da quando tuo padre l'ha costruita, me ne sono sempre occupato io. E credo di avere sempre avuto la sua stima e fiducia incondizionate. Sì, lo so. Per questo decise che dopo un certo numero di anni saresti dovuto arrivare al 25% delle azioni. Sempre che ti interessi acquistarle. Sì, naturalmente. Senza dubbio sai che avrei ceduto quelle azioni a Miguel allo scopo di trattenerlo. Sì, lo so. Che avresti fatto per impedirmelo? In verità, gli avrei consigliato di non accettare la tua offerta. Comunque, non è stato necessario. È strano. È strano davvero. Quella sera, chi per un motivo, chi per un altro, avevamo tutti interesse a vedere Miguel. Tu, Paola, io stessa. E anche Roberto. Sai che Paola eredita 100 milioni per un'assicurazione sulla vita? Scusa, pensavo che Roberto te l'avesse detto. Ricorda di averla vista qualche volta? Credo di sì. In che appartamento andava? Non saprei dirglielo, qui entra tanta gente. Bene, grazie. Dottoressa, che sorpresa. Che c'è di sorprendente? Abbiamo bisogno di alcune relazioni che il dottor Azzini stava preparando. Mi dispiace, ma i tecnici stanno ancora investigando. E c'è l'ordine di non toccare assolutamente niente. Ritornerò, grazie. Thank you.
tacere. L'hanno portata via con l'ambulanza, ma voleva parlare con lei. Povera signora. Quando venni a trovare la signora, aveva dei guanti chirurgici, o mi sbaglio? Sì, li aveva. Li usa per dipingere le ceramiche o per tagliare i fiori. Posso vederli? Sì, subito. Portatela di là. Prepara la sala operatoria. Va operata immediatamente, ma è mia moglie e io non me la sento di farlo. Non c'è un minuto da perdere e nessuno è migliore di te. Che succede? Un uomo stava seguendo mia moglie e lei ha pensato che volessi ucciderla. Era uno dei miei agenti. Questa poteva risparmiarcela. Lei mi ha chiesto protezione, ricorda? Già, è vero. Glielo spieghi, si tranquillizzerà. Vorrei vedere la signora Carli. È proibito. Paola, lasciaci soli un momento. Commissario, ho paura. Signora, l'uomo che la stava seguendo era un agente di polizia che la sorvegliava per proteggerla. Si calmi. Nessuno vuole farle del male. Mio marito ha deciso di operarmi. Io ho un presentimento terribile. Per favore, faccia in modo che non mi operi. Voglio parlare con Luis. Glielo chiamo, però stia calma. La signora Carli non vuole essere operata da suo marito. Ah, sì? Perché? Per motivi che lei non vuole dire e che si indovinano facilmente. Quali? Sono chiari nello statuto. Se lei muore sotto i ferri, il dottor Carli eredita legalmente la clinica. E si compirebbe un delitto perfetto. O si opera o muore. Ha i minuti contati. Si prende lei questa responsabilità? No, e purtroppo se non c'è altra possibilità. Non c'è. Avanti. Luis, non lasciare che mi operi, ti prego, ti prego. Calmati. So che morirò durante l'operazione, lo sento. Oddio, lo sento. Non preoccuparti, non succederà nulla. Abbia fede, signora Carli. Thank you.
sia tranquilla. Tranquilla, signora. Ora dormirà e non sentirà niente. Guanti. Quando vuole possiamo incominciare. Battito? Normale. Pressione? Normale. Respiro? Normale. Bisturi. Capo, hanno trovato questo orecchino. Forbici. Pinze. Ago. Tampone. Metto eparina. Cannula. Attenzione, stiamo per fermare il cuore. Il cuore artificiale è già pronto? Tutto pronto.
Comincia la circolazione extracorporea. Va bene? Perfetto, dottore. Cardiologo? Tutto bene, dottore. Cervello? Senza alterazioni. Prepariamo l'aorta e fermeremo il cuore. Pinze. Cuore fermo, la pressione si mantiene bene. Il cervello si mantiene normale. Allora procediamo. Pinze. Cannula. Ora libero l'aorta. Pinze. Pinze. Si conferma la diagnosi. Stenosi subaortica. Ecco l'occlusione. Bisogna toglierla. Isolatore. Tempo d'arresto del cuore? 25 minuti. Chiudiamo l'aorta. Subito. Mettiamo in collegamento l'aorta. Aspettiamo che il cuore batta. Chiama il laboratorio. Sì? Sì, commissario, la prova della paraffina è positiva e analizzeremo l'interno dei guanti. Ecco, batte. Fermate la macchina. Il battito non è sufficiente, dottore. Fermate la macchina, ho detto! Il cervello diminuisce. Mancanza di afflusso sanguigno. I battiti sono cessati, la pressione è a zero. Bisogna fare il massaggio. Fate andare la macchina. È in fibrillazione ventricolare. Defibrillatore. Preparate adrenalina e cloruro di calcio. Lo inietterò direttamente nel cuore. Il massaggio è efficace, ma il cuore non risponde. Continua il massaggio, mentre io inietto. Come va? Non c'è reazione. Nello statuto è chiaro. Se lei muore sotto i ferri,
il dottor Carli eredita legalmente la clinica e si compirebbe un delitto perfetto. Cervello? Male. Ancora adrenalina. È inutile. È già mezz'ora di massaggio. C'è stato un primo battito. Sta battendo. Il battito ora è normale, la pressione è buona. Ferma la macchina. Ha recuperato totalmente. Sembra incredibile. Dottore, lo riconosce? L'abbiamo trovato in casa del dottor Azzini. Lei era al corrente della loro relazione. Mi congratulo per la brillante operazione, ma le ha salvato la vita solo a metà, perché appena sarà guarita l'arresteremo. Commissario, non mi sembra il momento opportuno. Mi scusi. A volte non è troppo piacevole fare il proprio dovere. Comunque, devo dirle che l'ammiro. Paola? Sì? Non lasciare entrare il commissario. Hanno trovato un orecchino di Elena in casa di Miguel. Non aver paura, Paola. Sono io.
Dovevo vederti. Ho bisogno di te. Lo sapevo. Tu non sai quanto ti ammiro. Dopo il male che ti ha fatto, hai cercato lo stesso di salvarle la vita. No, non giudichiamola. Credimi, anche noi abbiamo la nostra parte di colpa. Dal giorno che ti ho conosciuta, lei ha cessato di esistere per me. Non torturarti, ti prego. Quando tu mi hai lasciato, io non sopportavo l'idea di vivere senza di te. E io mi stringevo a Miguel senza amarlo. Lo baciavo e chiudevo gli occhi pensando che fossi tu. Roberto, ora sei mio. E io sarò tua. Tua per sempre. Ti lascio qui. Penserò solo a quando ci rivedremo. Anch'io. Donna, mi puoi capire. Roberto si è innamorato di te subito. Appena ti ha incontrata, ho fatto di tutto per non perderlo, ma è stato inutile. Sì, vi lascerò liberi. Sono stata io l'ultima persona a vederla viva. Ammette che l'endovenosa in dose eccessiva poteva causarne la morte? Sì, ma le assicuro che le ho dato la dose giusta. E non capisco perché mi ha fatto venire qui. Perché alcuni dettagli e la sua relazione intima con il dottor Carli la collegano direttamente al delitto. E fu proprio in questa casa... E mi scusi, commissario. Sì, lo so. La dottoressa deve rimanere chiusa ed isolata qui dentro fino a nuovo ordine. Lei non ha il diritto di far questo.
Avanti. Ah, ancora lei, commissario. Mi spiace, dottore, ma le comunico che la dottoressa Paola è stata arrestata e sotto interrogatorio e non tarderà a confessare. Di che possono accusarla? Di aver ucciso Azzini per riscuotere l'assicurazione e sua moglie per diventare padrona della clinica sposando lei. E per affermare questo, voi quali prove avete? Un'iniezione endovenosa in dose eccessiva può causare la morte. Lei lo sa meglio di me. Sì, però io so anche che un'operazione al cuore non è mai definitiva. Possono sopravvenire molte complicazioni nel periodo post-operatorio. Oh, d'accordo. Ma ci sono delle contraddizioni nelle dichiarazioni della dottoressa. Qui è il dottor Carli. Vogliono parlare d'urgenza con il commissario. Bene, dove si vede che quelli della polizia sono tra la gente più sorvegliata. Pronto, parla il commissario Nardi. Commissario, la dottoressa ha preso una forte dose di barbiturici. Sta morendo. Imbecilli, perché non siete stati attenti? Vengo subito. La stavano interrogando a casa del dottor Azzini. Sala d'emergenza. Qui è il dottor Carli. Mandate un'autoambulanza all'abitazione del dottor Azzini con equipaggiamento d'urgenza, subito. Arrivarci vivi. Impiegato esattamente 12 minuti, come il giorno del delitto. Con tempo sufficiente per assassinare il dottor Azzini, cancellare dal nastro la chiamata di sua moglie e tornare alla clinica. La corsa in macchina non è una prova. Ne abbiamo trovata un'altra nell'interno dei guanti che usava sua moglie. Un semplice e insignificante pelo che non può appartenere alla mano della signora, ma che è esattamente uguale a quelli che lei, dottore, lascia nei guanti con i quali opera. Dovrà anche spiegarci cosa ha fatto tra le 6 e le 6 e 20 di questa mattina, ora in cui è stata trovata morta sua moglie. A nulla sono valsi i suoi trucchi per sviare i sospetti, dottor Carli, e nemmeno la sua brillante operazione. E ci sono molte altre domande alle quali dovrà rispondere allo psichiatra. Dottoressa,
Lei è libera.